Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti e benvenuti in questo nuovo video. Domandona: quanto dura la cinghia di trasmissione del nostro scooter? Io ho un SH300, anno 2009, motore NF02E20 da 20 kW. La cilindrata è 279 cc, non è un 300, l'hanno chiamato 300, poi vabbè. Allora, come primo riferimento di quanto dura la cinghia di trasmissione, ce lo dice il manuale di uso e manutenzione che ci danno quando lo compriamo. Se lo comprate usato, fatevelo dare, se no lo cercate su internet, ci dovrebbe essere, in PDF si trova, e ci dice che, in particolare per il mio motore, dice di cambiare la cinghia ogni 18.000 chilometri. Solo che quando andiamo a cambiare la cinghia vediamo che è ancora buona. Noi ce l'aspettiamo magari più usurata, senza crepe. Allora forse... Quindi allora ti viene il dubbio e dici: ma è possibile che sto buttando una cinghia che costa comunque quei 60-70 euro, la buttiamo ma che è ancora buona? E allora ci sorge il dubbio: quanto dura la cinghia? Vi faccio vedere la mia vecchia cinghia. Questa la cambiai a 27.000 km, ve l'ho segnato qui. Praticamente non ha usure esagerate, ecco. Perché a 18.000 km era ancora nuova, ce l'ho lasciata fino a 27. Adesso andiamo a vedere quella che ho qui sotto, che ha più chilometri, vediamo come sta messa. L'usura della cinghia ne dipende da molti fattori. Io ho sempre messo un bando sul mio SH. Questo è il codice, ve lo scrivo sotto nelle descrizioni del video. Questa è nuova, anzi ce ne ho due nuove. Sto pieno, eccola qua, ecco un'altra. Anche questa è nuova nuova. Allora, quanto durano queste cinghie? Dipende da molti fattori. Dipende ad esempio quanto pesiamo, se andiamo spesso in due. Dipende anche dal nostro stile di guida. Se io brucio i semafori a cannone, vado sempre a tavoletta. Dipende anche se vado in autostrada, se faccio lunghe tratte. Essendo un grosso di cilindrata, magari uno se lo compra perché fa quei 50-60 km al giorno per andare a lavorare, avanti e indietro in autostrada. Se sto in città è differente, perché tutte le volte che parto lì strattona. Se ho portato le modifiche, se ho indurito la molla della frizione, dipende anche da che rullo ho montato. Tanti fattori, ecco. E quindi la durata la dobbiamo decidere noi. Dobbiamo vedere in base al nostro stile di guida. La smontiamo, vediamo come sta messa e decido se continuare oppure no. Anche perché, parliamoci chiaro, non è che ce la regalano. Quindi noi dobbiamo cercare di risparmiare. Poi se voi volete ovviamente un motorino perfetto, la cambiate a quei chilometri, a 18.000, che ti consiglia la Honda. Perché loro ti mettono un chilometraggio così basso? Perché loro non sanno il tuo stile di guida, non sanno quanto pesi, non sanno che strade fai. Quindi ti mettono un chilometraggio, diciamo, molto basso, perché così stanno sicuri, ecco. Anche perché poi loro ti scrivono quel chilometraggio per la cinghia originale. Qui parliamo anche se originale o di altra marca, perché la qualità cambia. Ad esempio, la Bando è la stessa casa che fa le cinghie originali della Honda. Vedete qua c'è scritto Made in Giappone, la Honda è giapponese, le rimarchia, quindi la Bando le fa a loro. Solo che quell'originale costa di più. Invece la Bando, che è la stessa, costa quei 20 euro di meno. Se vado a prendere altre marche, magari costano di meno, magari durano di meno. Questa, la Bando, è fantastica. Io mi sto trovando benissimo. Se la volete comprare anche voi, vi lascio il link in descrizione. Allora, la cinghia ha 30.000 km. Andiamo a vedere come sta. Ripensando bene, sono passati 4 anni dall'ultima volta che ho messo questa cinta e il primo video che feci era proprio questo. Ve lo ricordate il vecchio video che feci? Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti, benvenuti in questo nuovo video. Sfiliamo, eccola. Ecco la cinghia. Mamma mia ragazzi, come passa il tempo. Dobbiamo smontare tutto. Ovviamente facciamo questo lavoro a motore freddo. Visto che ci siamo, diamo una pulita e controllata anche al filtro dell'aria.
Allora, se trovate polvere all'interno, vuol dire che il filtro all'aria deve essere cambiato perché non trattiene più la polvere. Fate così, ci sarà anche un po' d'olio. Eccolo qua, c'è della polvere. Lo devo cambiare, lo devo cambiare. Adesso do una pulita qua dentro con un panno. Eh sì, vedo che è sporco, la polvere si attacca con l'olio. Mi raccomando, occhio alle viti, ci sono alcune che sono più lunghe. Ci siamo quasi. 30.000 km. Dai, non è messa malaccio, dai. Non vedi la polvere? Puliamo tutto. Oggi smonterò tutto senza pistola pneumatica, che è la miglior cosa perché comunque i dadi si stressano con la pistola pneumatica. Adesso abbiamo bisogno con la cinghia. La cinghia, ragazzi, mi pare ancora buona. Per smontarla dobbiamo bloccare il variatore. Per bloccarla abbiamo delle chiavi. Queste sono proprio chiavi, blocca volano. Mettiamo così, così. Ci sono i fori, semplicissimo. Qua. Certo, questi perni li potevano fare un po' più lunghi, eh? Ci aiutiamo con la campana. Possiamo fare così e andiamo a svitare. Si svita in senso antiorario. Questo è un bullone da 14. Abbiamo un 14. Porca vacca. Ok. Erano 4 anni che non smontavo questa frizione. Ah, ecco perché era così duro, perché avevo messo il frenafiletti. E chi se lo ricordava? Eccolo qua, sì. Frenafiletti, quello duro. Allora, io ho usato spesso il frenafiletti perché più che altro avevo paura di stringere, ma alla fine se io uso la chiave dinamometrica, frenafiletti serve a poco, al massimo possiamo utilizzare quello medio, non quello forte. Se è stato messo il frenafiletti lo riconosciamo da qua. Praticamente c'è questa, diciamo, colla nera qua, ecco, vedi che viene via. C'è questo impasto che sta nella filettatura, poi anche questa parte bianca. Comunque, non esageriamo col frenafiletti perché sennò dopo davvero si blocca e rischiamo di rompere il dado. Questo è un acciaio 12, è un acciaio molto duro. Io adesso andrò a cambiare anche i rulli, li voglio mettere più leggeri, ma per questo vi faccio un altro video. Ragazzi, una domanda, io questi non l'ho mai cambiati, vanno cambiati? Questo e quest'altro che contiene le massette, i rulli? Fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti del video. Certo, con la pistola pneumatica l'ho già fatto. Ok, perfetto. Anche qui misi il frenafiletti. Eccolo qua, si vede questo bianco. Mamma mia, la polvere. Ovviamente qui puliamo tutto. Non soffiate con l'aria perché sennò dopo questa polvere ce la respiriamo. Con un panno leggermente umido andiamo a dare una pulita. Diamo una controllata se ci sono usure anomale. Possiamo tirare. Ok, eccola qua. Vai con la cinghia. Allora, come si controlla la cinghia? Primo passo, dicono che la cinghia non deve essere rigida, dura. Dobbiamo controllare che qui sui bordi non si sfilacci, perché qui c'è tutta una maglia di tela. Poi quello che si rompono sono i dentini. Questi dentini qua si consumano, ad esempio. Qui non li vedo, perché questi qua magari vedete proprio che manca un dente, si spaccano i denti. Poi un'altra prova molto importante è fare così. La giro così in questo modo e vado a vedere dentro. Vedete, si cominciano a vedere dei graffi, delle crepe, perché si crepa proprio qui in mezzo. Oh ragazzi, 30.000 km, questa cinghia è veramente ben fatta, questa della Bando. Certo, ovviamente noi non dobbiamo arrivare a distruggerla, noi la dobbiamo cambiare prima. Per me 18.000 km sono veramente pochi. Questa cinta a 30.000 km si cominciano a vedere le crepe. Vabbè, dai, comunque 30.000 km comincia a essere un buon chilometraggio per una cinta, invece di 18 o 15. Siccome io mi conservo i pezzi, vi faccio vedere la cinta che ha 27.000 km, che avevo cambiato 4 anni fa. Vediamo un po'.
Ragazzi, è uguale. Stessi sintomi, vedete? Stesse crepe. Diciamo anche la profondità. Forse questa mi pare anche messa peggio. Cioè, quella che ha 30.000 km sta messa meglio. Ragazzi, mi pare uguale proprio, perché proprio il movimento che fa, comunque qui nel variatore si schiaccia, quindi è normale che fa queste crepe. La banda è veramente ottima. Vi faccio vedere quella nuova, le mettiamo tutte quante a confronto. Questa, ragazzi, è nuova comprata adesso. Guardate, c'è anche scritto bando VS Belt. Belt è in inglese, il nome della cinta si chiama Belt. Codici vari. Facciamo al contrario così. Ecco, ovviamente questa è nuova, qui le crepe non le ha, il colore, la colorazione, questo bianco va via. Allora, effettivamente quella nuova è un po' più morbida, ma proprio, ma veramente di poco, veramente di poco. Beh, dai ragazzi, tanto di cappello. 4 anni, 30.000 km e sta ancora, per me sta messa bene. Sì, è ora di cambiarla, dai. Non dobbiamo arrivare, vedi qua. Eccola, guarda, guarda, comincia a scollarsi, ecco qua. Ottimo. Ragazzi, per me la cinta, per il mio modo, il mio stile, per il mio peso, dura 30.000 km. Ora ci monto questa nuova e tra 30.000 km la cambierò. 30.000 km, anno 2022. Io me la segno perché questa me la tengo per qualsiasi cosa, così faccio dati statistici. Sei bravo. Vai, vai, vai. Oddio, c'è qualcosa, c'è qualcosa. Alcune cinte hanno il verso, c'è proprio stampata la freccia. Vediamo un po' se questa ce l'ha. Qui giriamo in senso orario, perché facciamo così, giriamo così in senso orario, e se la freccia, trovo la freccia, la devo mettere nel verso. Comunque qui sopra non trovo scritto nessuna freccia, quindi la metto come mi pare. Abbastanza, 74 newton per metro. È arrivati? Perfetto. 83 newton per metro. Ok, 83. Allora, questa è benzina. Nel frattempo è arrivata Achille. Contemporaneamente oggi stiamo facendo un altro lavoro sulla macchina di Achille, che vi farò vedere. Allora, ricapitolando, la cinta quanto dura? Dipende da voi. A me, per il mio peso, il mio stile, prevalentemente sto in città, con i rulli che avevo prima, quelli da 19, perché adesso ce l'ho da 17, la cinta è durata per me 30.000 km. A me piace così. Nei rulli ne parliamo in un altro video. Ok ragazzi, possiamo terminare quel video. Spero che sia stato interessante. Anche voi fate caso, andate a vedere. Ma che c'ho qui? Porca, sono nero. Tu mi dici niente. Sono nero, non mi dice niente. Ma allora, fate così e la guardate, scegliete voi e di quanto per voi può andare. Mi raccomando, non la tirate troppo, perché non si deve rompere, perché se si rompe dentro fa un casino. Comunque io ho sentito, c'è un amico, l'ha tenuta 45.000 km e si stava rompendo veramente. Dentro era tutta rotta, aveva tutti i dentini, questi qua. Questi qua erano dentro, erano rotti, sfilacciata. Lui è arrivato a 45.000 km e l'ha cambiata in tempo. Ok ragazzi, possiamo finire quel video. Spero che vi sia piaciuto, che sia stato interessante. Scrivetemi sotto nella descrizione del video
voi ogni quanto la cambiate. Come al solito, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, un mi piace. Per ogni mi piace, una cinta a 100.000 km per tutti. Bene ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima. Magari a 100.000. A 30 va bene, dai. Va bene, va bene. Certo, certo, ciao. Ciao. Eccolo, wow! Oh, la Peppa! Ho schizzo tutto! Ho fatto un casino! No, ma dai! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Esce a cannone, esce! Ho fatto un casino, tutto in faccia! Ma porca!